Amici, buongiorno. Ho ancora gli occhi abbottonati perché mi sono svegliato da poco. Oggi sarà una giornata bella ricca perché andremo a vedere due eccellenze del territorio, Milano Marittima, partiremo tra poco, e Cervia invece ci saremo nel pomeriggio. Per quanto riguarda Milano Marittima, oggi sarà una visita dei luoghi simbolici, parliamo della Pineta, parliamo del centro storico e soprattutto parliamo della spiaggia. Mentre per quanto riguarda invece Cervia, andremo a vedere tutti i luoghi simbolici, dove veniva prodotto, dove veniva lavorato e soprattutto dove veniva conservato il sale. Quindi andremo a vedere le officine, andremo a vedere i magazzini, insomma c'è tanto da fare anche oggi. Sono quasi le 9 e mi devo sbrigare perché abbiamo appuntamento di sotto tra pochissimo, quindi finisco di prepararmi la borsa e si parte per questa giornata qua in Romagna. Dopo aver esplorato un pochino la Pineta, stiamo facendo una passeggiata che ci porta al centro di Milano Marittima e ci soffermiamo un attimo qui perché qui dietro le mie spalle c'è un po' la storia di questo quartiere. Infatti ci troviamo davanti a dei villini Liberty realizzati nel 1900. Ovviamente, come vedete, sono completamente restaurati e questo perché c'è proprio un senso di tutela del patrimonio della città. Di chi erano queste case? Erano della borghesia medio-alta che era di Milano, che decideva di trasferirsi qui per il periodo estivo godersi appunto l'aria di mare. Eh sì, perché Milano Marittima nasce proprio per uno scopo ben preciso, il turismo. I milanesi cercavano di costruire un luogo ad immagine e somiglianza di Milano, un posto dove in estate la buona borghesia si potesse trasferire senza sconvolgere le loro abitudini e il loro stile. Nel 1911 fu fondata la società Milano Marittima per lo sviluppo della spiaggia di Cervia, della quale faceva parte colui che ebbe l'idea del progetto, il famoso pittore Giuseppe Palanti, e gli propose l'idea di una città giardino dove le abitazioni avrebbero dovuto fondersi perfettamente con la Pineta. Insomma, una moderna città per le vacanze per la borghesia lombarda. Così la città nasce prima sulla carta, nel genio di un pittore che comincia a pensarla e a disegnarla come un insieme di villini in stile Liberty circondati dalla Pineta, che cresce rigogliosa, ognuno con il suo ingresso diretto alla spiaggia. Uno dei primi villini a sorgere è proprio quello del Palanti, un piccolo gioiello di bellezza ed efficienza. E ovviamente siamo a Milano Marittima e quindi che fai? Non ci vieni in spiaggia? Soltanto che mi fa veramente strano vederla in questa situazione, cioè completamente vuota, senza lettini, senza ombrelloni. Uno poi abituato a questo tipo di costa che è ricca e piena, cioè ci sono sterminate file di lettini. Vederla così è veramente un effetto incredibile, sembra quasi anche di non essere proprio in Italia. Comunque devo dire che è stata molto produttiva questa mattinata qui a Milano Marittima perché mi ha fatto scoprire un lato di questo quartiere di Cervia che non conoscevo, perché è vero che uno associa sempre Milano Marittima alla movida, alle discoteche, il papete, che è anche vero perché è anche il motivo per cui comunque è nata questa zona, proprio per incentivare il turismo. Però c'è anche storia, certo non è una storia millenaria, è una storia di 100 anni, ma è una storia che comunque è viva all'interno della città con tutti questi villini in stile Liberty che ti fanno un pochino rivivere le atmosfere di quel tempo, ed è anche importante che tutta la comunità cerchi in un modo o nell'altro comunque di tutelare questo patrimonio. Quindi noi adesso ci facciamo un pochino un giro qui sulla spiaggia. Dopo la passeggiata in spiaggia che ci ha fatto respirare un po' di aria buona, adesso stiamo riprendendo il pullman perché da Milano Marittima adesso ci spostiamo proprio a Cervia. Nel
Nata come centro di produzione del sale, Cervia è uno dei luoghi più apprezzati della Riviera Adriatica. In genere questa meta si associa solo al mare e alle vacanze estive. In realtà il suo centro storico è ricco di luoghi di interesse e racconta il suo passato di importante produttore di sale. Infatti è sulla produzione dell'oro bianco, delle sue saline, che Cervia ha incentrato nei secoli il suo sviluppo socio-economico. Ok, e dopo aver visto la Cervia dall'alto, infatti eravamo saliti sulla torre e vi ricordo che non si può salire se non c'è la guida, quindi in autonomia non potete far nulla. Ci stiamo spostando verso il Museo del Sale. Come vedete alle mie spalle ci sono due magazzini che ovviamente adesso non sono più utilizzati come deposito di sale, ma sono stati completamente riadattati, tant'è che questo qui dietro adesso ci sono una caffetteria, ci sono ristoranti, quindi è stato riqualificato da dicembre di quest'anno perché fino a quel momento era completamente abbandonato. Siamo arrivati nell'altro magazzino e ve lo faccio vedere. Perché c'è il Museo del Sale, ci racconterà un po' la storia di Cervia. Collocato all'interno del magazzino della Sala Torre, il Musa costituisce una fetta di storia cervese. Infatti mantiene vivo il ricordo del lavoro in salina e raccoglie documenti, attrezzi e foto che testimoniano l'ambiente e la produzione del sale. Ragazzi, una cosa che mi ha particolarmente colpito di questo magazzino è che, come vi ho detto, serviva in passato per accatastare quintali e quintali di sale, e la testimonianza di questo sale noi ce l'abbiamo ancora ben vivo sulle pareti dei magazzini. Cioè, nelle pareti esce il sale. Cioè, ancora trasuda il sale. Cioè, pazzesca sta cosa. Ma secondo voi che ci dobbiamo fare con questi caschi? Andiamo in miniera? No, adesso ve lo faccio vedere. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Dopo questa simpatica esperienza in barca, non è assolutamente pericolosa, il casco serve solamente per passare sotto a un ponte, ci troviamo nelle saline di Cervia, questa distesa immensa d'acqua dove siamo noi e le vasche chiamate di raccolta, dove il sale si cristallizza e poi viene raccolto. Una curiosità che ci raccontavano è che infatti vedete che l'acqua è rosa, ma non perché è il terreno, non perché ci sono animali particolari, ma semplicemente per un'alga verde che a contatto dell'acqua calda e l'acqua salata e produce il beta carotene, che è quello che noi troviamo ad esempio nelle carote, e infatti il colore, questo colore rosa un po' anche arancione, deriva proprio da questa cosa. Interessante, eh? Le saline di Cervia sono un'area protetta, unica dal punto di vista naturalistico. Si trovano al confine meridionale del parco regionale del Delta del Po e inglobano anche lo stabilimento di produzione industriale del sale, che viene ancora oggi estratto in modo tradizionale. Luogo molto suggestivo, oggi appare come una distesa bianca dove sopravvivono solo piante ed animali, come ad esempio i fenicotteri, che riescono a vivere in condizioni estreme, acqua poco profonda con alta concentrazione di sale. Oggi ci siamo spostati un pochino di più rispetto a queste giornate precedenti perché ci troviamo a Lido Spina, esattamente ci troviamo a Comacchio. Il tour di oggi inizia da quello che vedete qui alle mie spalle, cioè il museo di Remo Brindisi, che fu prima di tutto un pittore ma soprattutto un collezionista, e collezionò durante la sua vita talmente tante opere da non sapere dove andarle a collocare, che decise praticamente di aprire un museo con tutte le opere in suo possesso. E la cosa bella è che decise anche di viverci, quindi quella che vedete qua alle mie spalle è sia un museo ma anche la casa dell'artista. Quindi adesso entriamo, l'andiamo a visitare, dopodiché ci spostiamo a Comacchio Centro.
La città di Comacchio e soprattutto le sue valli rappresentano il cuore del delta del Po, tanto da essere definite il polmone verde della zona. Si tratta di una vasta area umida protetta situata tra le province di Ravenna e Ferrara. È possibile esplorarle grazie a sentieri e itinerari che possono essere percorsi a piedi, in barca, a cavallo oppure, come abbiamo fatto noi, in bicicletta. Argini e Dossi si scorgono innumerevoli casoni, ossia le vecchie abitazioni dei pescatori. Alcuni di questi sono stati restaurati e trasformati in autentici musei. Altri, come il casone Donna Bona che abbiamo visitato, sono stati semplicemente chiusi e abbandonati. Ma non ci limitiamo semplicemente ad osservare queste immense valli, decidiamo anche di navigarle per vedere da vicino una delle pratiche più antiche della zona, l'allevamento dei molluschi. Da oltre 50 anni i pescatori di queste zone praticano l'allevamento di molluschi come cozze, ostriche e vongole veraci. Si tratta di una raccolta in un habitat protetto che vanta oltre 800 ettari di area dedicata. È tempo di migrare, sì, ma non troppo, perché infatti a pochi chilometri dalle valli sorge quella che molto spesso viene paragonata alla città lagunare più famosa al mondo. E benvenuti alla piccola Venezia. Sto parlando di Comacchio, una graziosa città affacciata sulla laguna, nel cuore del parco del Delta del Po, storicamente nota per la pesca d'anguilla. Il paragone con Venezia nasce spontaneo, data la quantità di canali che attraversano il suo centro storico. Certo, sto parlando di una città molto più piccola e soprattutto meno turistica, ma le sue vie strette e piene di ciottoli, i ponti ad ogni angolo, i ristoranti sui canali la rendono unica anch'essa nel suo genere. E proprio i ponti sono il fiore all'occhiello di Comacchio. Tra questi, il più famoso è il Tre Ponti, chiamato così dalla sua particolare struttura architettonica a tre parti, che permette l'attraversamento del canale Pallotta, arteria acquatica che funge da collegamento con il mare Adriatico. Visitare Comacchio equivale a fare un salto indietro nel tempo e ritrovare l'atmosfera di un tempo dove la vita scorreva lenta e rilassata. Che dire? Beh, bellissima. Cioè, sembra quasi finta. Non sembra reale, così piccolina, con i canali, con le case colorate. Stupenda. Ora, come vedete dietro a me c'è l'ex ospedale di Comacchio, che adesso è diventato Museo Delta Antico, dove ci sono tutta una serie di resti e reperti, e ovviamente noi adesso lo andiamo a visitare. Quindi adesso saliamo il ponte, scendiamo e andiamo al museo. Eh sì, perché per chi ama l'archeologia c'è l'imperdibile Museo Delta Antico, che trova spazio nell'imponente architettura neoclassica del settecentesco Ospedale degli Infermi e contiene un ricco patrimonio di beni archeologici provenienti dal territorio, dalle prime testimonianze di epoca preistorica fino al Medioevo. Recentemente è stato trasferito, con un nuovo e suggestivo allestimento, il prezioso carico della nave romana di Comacchio, un'autentica Pompei del mare. Ed è con la visita al museo che si conclude questo tour, che mi ha dato la possibilità di scoprire un territorio meraviglioso, ricco di storia e cultura. Spero che il video vi sia piaciuto e che dentro di voi abbia acceso il desiderio di vivere queste esperienze in prima persona. Il video termina qui, se vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo viaggio. Ooh,